Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game. Eccoci tornati in un nuovo episodio di MotoGP 18. Allora ragazzi, siamo a Le Mans, in Francia. Abbiamo strappato la seconda posizione e da paura proprio, da paura. Allora ragazzi, andiamo a fare una cosa. Assetto moto, modifica manuale. Che cazzo. Mescola. Morbida, morbida, posteriore media ragazzi. Mettiamola media. Così abbiamo più trazione in uscita di curvoni e affondare di più invece nelle staccate. Partiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di non volare soprattutto, perché sennò perdiamo veramente troppi troppi punti. Buono lo spunto di Renato, attenzione che blocca anche Dovizioso che ne aveva di più senz'altro. Mamma mia ragazzi, sta moto come si guida malissimo, si guida malissimo, tende ad allargare tutte le traiettorie in frenata. Devi andare a correggere col posteriore, ma guai se schiacci troppo. Guardate qua come cazzo sta bene così. Dai, dai, attenzione al morbido che ha scavalcato qualcuno, non ho letto chi però. Bene così, dai, vai, 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 vai. Spalanca bene sta onda non ufficiale. Ah, che rischio, che imbarcata che ha preso lì. Mamma mia ragazzi, fatemi sapere chi c'è dietro, perché là vedo che Rossi, Dovi e Lorenzo stanno battagliando loro tre. Mamma mia, le fiamme, le fiamme. Dietro non so chi abbiamo in realtà. Non riesco a capire. Pedrosa. Bene il camomillo. Qua Le Mans lui va sempre forte comunque. Attenzione che stiamo per fare concludere il primo giro. Dove andiamo a girare? Mamma che arroganti. Arrogante Renato. Bene così. Marquez. Marquez. È a mezzo secondo. Attenzione al Mark. Bene, qua subito frenata aggressiva per tenere la corda e prendere l'altra corda. Non possiamo spalancare, dobbiamo farla singhiozzare la moto. Pericoloso, pericoloso, pericoloso. Stai bella stretta qua, piccolina, bene così. Ottimo, affanculo per guardare la minimappa. Distrazioni, distrazioni. Qua tende ad allargare, chiudiamo subito. E spalanchiamo, bene così. Chiudi, ottimo. Sempre Marquez dietro, appiccicato. Ehi, capo, calma, eh. Attenzione lì, bene come usciamo bene qui, ragazzi. Mamma mia. Renato deve assolutamente vincere. O comunque ci deve provare perché ci serve veramente tanto una posizione così alta in campionato. Scusate, a fine gara. Per risalire in campionato. Bene qua. Quest'ultimo settore comunque andiamo molto più forti di loro. Più che altro queste curve, perché qua già perdiamo tantissimo. Mamma, come perdiamo qui, ragazzi. Voglio proprio vedere con un'altra moto come sarà. Mamma mia, mi sta sventolando. Ci strappa la vernice. Che rischio. Che rischio, che rischio Renato. Mamma che bagarre ragazzi, una lotta spettacolare con Marquez. Tieni la stretta. Bene così, chiudiamo la porta in faccia proprio. Non sei il benvenuto. Attenzione qua alla frenata perché lui cerca di infilarsi e ce la può fare, ma noi gli chiudiamo subito la porta, bene così. Grandissimo Renato. Attenzione qua. Come si infila il balordo. Si infila bene e noi lo sfruttiamo tutto, l'uscita cattiva di Renato. Bene così. Attenzione qua a questa staccata. Molto prepotente. Mamma mia, come andiamo lunghini. Però riusciamo a farcela, non so come, ma ci siamo riusciti. Marquez va molto forte qua.
Andiamo larghini. Rischio che ci passasse all'interno. Però tanto ci passerà qua sicuramente. Ah, cazzo, che errore. Mamma mia. Non so chi c'è, ce ne sono due dietro qua. Non so chi c'è, c'è Zarco e Rossi. Mamma mia. Bene qua la frenata, perfetta direi. Abbiamo preso bene il punto di corda. Però qua dobbiamo per forza mollare perché sennò andiamo veramente sugli spalti. Bella qua. Bella qua, mamma mia ragazzi, che spettacolo. Tienila. Che rischio. Che rischio. Mamma mia ragazzi, se abbiamo rischiato di volare per terra. Lì abbiamo ciccato la staccata in realtà. Attenzione su Zarco. Si infila anche Vale. Bene così l'uscita, molto prepotente. Molto veloce di Renato. Però la Yamaha ha un buon motore. Mamma mia ragazzi, dove giriamo? E ne passiamo due. Che sorpasso ragazzi, che sorpasso. Minchia. Che gran sorpasso. Occhio qua. Sto bastardo come si infila bene qui. Cazzo come gira però sta moto. Non è possibile. Non è possibile che gira così bene. Occhio. Dai cazzo. Mamma mia ragazzi. È infinita sta gara, è infinita. Veramente tesa. Molla, molla, molla. Frena bene qua perché ci fottono male. Bene così Renato, mamma mia ragazzi, sono veramente strateso. E in realtà bisognerebbe stare sciolti perché si rischia di far danni. Stai chiuso, stronzo, non ci passi lì, mi dispiace. Sempre in amicizia, ragazzi. Però siamo competitor e non ci vuole niente per cadere qua o per fare una brutta figura. Cazzo com'è larga. Sì, mamma mia ragazzi, come usciamo? Ma come usciamo ragazzi? Che spettacolo. Bella Renato. Bella Renato. Tienila, tienila, ti prego. L'abbiamo fatta malissimo noi qua, malissimo. Non so come hanno fatto a non passarci in realtà, però vabbè. Ehi, non tengono più i pneumatici, ragazzi, lo sento, sta scivolando la moto. Sta scivolando. Dai, l'ultimo giro, ragazzi, siamo quasi nell'ultimo giro. Bene. Bene, finalmente l'abbiamo fatta perfetta questa. Inizia l'ultimo giro ragazzi, attenzione a non fare danni. Come detto sempre preferisco perdere posizioni che perdere cadendo. Eccolo là. Come non detto. Vabbè. Ci sta ragazzi, ci sta. Comunque ragazzi ha fatto proprio fatto male sto gioco, ha fatto male perché cioè non è possibile che all'ultimo facciamo tutto bene, entrate da panico, cioè azzardi assurdi e poi l'ultimo giro, appena entri nell'ultimo giro becchi uno scalino, becchi qualcosa sei per terra, non ci sta, sta cosa non mi va giù a me, veramente, non. Cioè ti fa passare la voglia di giocare, credetemi. Guardate, la moto non tiene più. Ma non è possibile che ha un calo così drastico però, Dio. Madò, che voglia di bestemmiare, guarda. Non è possibile, non è possibile. Cazzo, noni, dai, eravamo primi, abbiamo fatto delle battaglie assurde, ma non è possibile però. Il gioco veramente sta iniziando a farmi girare i coglioni. Cioè, poi all'ultimo giro, almeno fammi cadere prima, no? Che così c'ho tempo di recuperare, cazzo, no? Fa cadere all'ultimo giro. Ehi, guarda lì, guarda lì. Guarda lì lo schifo dello schifo proprio. Lo schifo dello schifo. Vaffanculo, va. No, no, scuoto io la testa, no.
Veramente assurdo, ragazzi, assurda sta cosa. In attesa dei festeggiamenti del podio, guardiamo insieme i risultati Schifo. Finali della classe MotoGP. E perdiamo altri punti. Vaffanculo. Ormai non possiamo più fare niente, ragazzi. Arrivati a questo punto non possiamo più recuperare nel mondiale, siamo troppo distanti. L'unica cosa che possiamo fare è puntare alla terza posizione, massimo alla seconda, ma... Ah, la seconda no, non ci arriviamo. Alla terza però sì. Alla terza dobbiamo assolutamente farcela. Sono 18 punti. Tutto è possibile. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto anche a voi, lasciate un like. Non riesco neanche più a parlare, talmente mi fanno male le dita. Quindi ragazzi, io vi rimando al prossimo episodio di MotoGP 18. Sono un po' incazzato nero per questa cosa, ragazzi. Cercate di capire. Se è così, fatemelo sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Se ce l'avete il gioco, se vi succede anche a voi che alla fine perde completamente il senno la moto. E se è così, come detto, fatemelo sapere. Io vi rimando al prossimo episodio. Un bacione e un abbraccio da The Frate Game. Ciao ragazzi. We'll be right back.